Buongiorno. Molto da voi. Ciao Gianca, hai chiuso il giorno? Il... Questa parte qui è tutta. No, quella è la lavatrice in cenere. Quante cose per io? Quante cose? Allora, si parte destra. Ok, la parte. Il gattino, dove sta il gattino che c'è avuto un periodo? A due? Chi deve prendere il panino? Venite. Sempre abbondante. Il formaggio lo facciamo. Prendi il formaggio. Un altro con formaggio. Vabbè, tanto gli portiamo questo. Questo è un formaggio. Sì, grazie, capito? Anche 10 volte. Ma io sto mettendo lì, me ne fa poco. Loro crescono poco. Che io mi ricordo che mi raddoppiavano ogni volta. Sì, sì. A me hanno insegnato che il dolore si affronta con le mani, perché se lo fai con la testa, con la mente, quello invece di ammorbidirsi si indurisce ancora di più. Se invece usi le mani, le fai muovere cucendo, cucinando, dipingendo, suonando o sprofondandole nella terra, muoverai anche la parte più profonda di te, così l'anima si rasserena. I neonati iniziano a conoscere il mondo toccandolo con le loro manine, e se guardi le mani dei vecchi ti parlano della loro vita più di qualsiasi altra parte del corpo. Tutto ciò che è fatto a mano si dice che è fatto con il cuore, perché è davvero così, mani e cuore sono collegati. Vai, non ho schiacciato bene. Vabbè, non ti preoccupare. Mamma mia.
posso lavorare. Esatto. Allora, gli asporti sarebbero pronti. Allora, qui qua a Portalini, cosa ti puoi dare? Intanto, gli asporti? No, gli asporti li puoi dare anche. Adriana dov'è? Mi hanno insegnato a muovere le mani, a creare con le mani, e quando lo faccio tutto dentro di me si muove. Il dolore forse non passa, ma si trasforma e diventa meno pesante da portare.